E bisogna fare la storia e cambiare la solita boria, e il potere dominante e inocula di merda la gente. Ci sono momenti in cui ti domandi la ragione per cui combattere non è un'opzione, è un imperativo categorico. Pare che l'agenda rifiutare la prebenda. Stroncare il potere, salvarsi nel sedere. Staccare il culo dalla poltrona, questa è la volta buona. Fuori dalla rete digitale ed è al politicamente corretto. La vita riprende da noi, nella realtà vera. Guardarsi in faccia e stringersi le mani. Fare l'agenda, rifiutare la prebenda. Stroncare il potere, salvarsi il sedere. Qui bisogna fare la storia e cambiare la solita boria. Il potere dominante inocula di merda la gente. Ci sono momenti in cui ti domandi la ragione per cui combattere non è un'opzione, è un imperativo categorico. Ok, questa è un po' meglio di quelle altre prima che facevano veramente cagare. Questa un po' meno, volendo ci caghi lo stesso, però un po' meno. Allora, questa è una chitarra Godin fatta nel Quebec, quindi in Francia, nella zona francofona. È una chitarra abbastanza piccola di spessore, poco spessa, laminato, fatta bene però, non ha nessun pick up qui, ha solo un microfono da contatto sotto, questa l'ho presa usata, quindi mi piace perché è acustica, volevo proprio un'acustica senza niente davanti, volendo ho dei pick up che ci posso mettere qua, la posso appiccicare con lo scotch, ci sono dei pick up, potrei mettere qua, quindi volendo si può pure amplificare. Qui un po' più difficile perché c'è il battipenna. Vabbè, rispetto all'altra che ho, completamente diversa, qui c'è il manico a C, l'altro c'è la V, proprio così. Poi, vabbè, che altro da dire? Nient'altro. Solo quando cambierò le corde mi piacerà ancora di più. Comunque sono soddisfatto di questa chitarra, è abbastanza comoda da tenere in braccio, essendo poco spessa, da tenere insomma qui. Quindi è la solita Archtop, quindi arcuata qui, non tantissimo, però si vede che è arcuata. La stessa cosa sulla tavola armonica, fuori F classici, dentro ho visto, fatta bene come costruzione, quindi suona bene, non ha la ricchezza di suono di una con il massello o più spessa qui, insomma è quello che è.
è molto secca come suono e... Vabbè. Però non è male.